Buongiorno a tutti e benvenuti a questa rubrica Experienza, una nuova rubrica che si occupa delle varie esperienze di giovani durante la pandemia. Oggi incontriamo due giovani studenti dell'ISIL TEP di Varese, Ludovico e Federico, che hanno collaborato, Ludovico alla realizzazione di un video di presentazione della scuola, mentre Federico si è occupato del giornalino della scuola. Benvenuti. Ciao, Ciao Ludovico e ciao grazie. Federico. Allora, Ludovico, iniziamo da te. Come stai intanto? Tutto bene? Mi presenterai velocemente, quindi sono Ludovico, quinta informatica, appunto come hai detto all'ISIL TEP di Varese. Ormai in questo percorso ho sempre cercato di contribuire alla promozione dell'indirizzo, dalle porte aperte a fare video. E quindi sono anche qui per parlare bene della mia scuola. Ci fa piacere. Quindi intanto io inizierei chiedendoti com'è nata questa idea del video della scuola. Ma l'idea del video è partita dagli insegnanti, quindi gli insegnanti si sono riuniti e hanno dovuto pensare a qualche idea per promuovere la scuola, essendo che non ci sono state le porte aperte in questo periodo. E Certo. quindi noi in realtà non ci avevamo neanche pensato, quindi ci è piaciuta subito l'idea di fare un video della scuola, essendo anche che ho la passione per fare i video, e siamo subito partiti a fare una sceneggiatura, siamo partiti prima dalla scaletta e poi andare man mano a evolvere, quindi cosa ci piacerebbe raccontare della nostra scuola e cos'è la parte più interessante, della parte pratica, la parte di tutti i progetti. E chi è che ha coinvolto in questo progetto? Insomma, quali studenti, di quali classi? Per la stesura della sceneggiatura siamo partiti dalla nostra classe, quindi abbiamo usato principalmente le ore di informatica e poi abbiamo cercato anche insieme ai professori che conoscono meglio tutte le classi di capire chi potevamo coinvolgere per riuscire ad avere una rappresentanza di tutte le classi, quindi quest'anno abbiamo due terze, una quarta e la quinta. Ho coinvolto due ragazzi per ogni classe in modo che potessero parlare di qualche progetto dentro la scuola. Quindi tu facevi un po' da coordinatore, giusto? Ma sì, ho cercato principalmente, il motivo è stato che avevo bisogno di una sceneggiatura per poi capire meglio come riprendere, no? Quindi come volevamo rappresentare, come effettuare le immagini. E quindi da lì poi è nato la public relation con le altre classi per sentirli, cercare di convincerli e coinvolgerli in questo progetto. E quando è che avete iniziato a lavorare a questo progetto, questo video? L'idea è partita più o meno dai primi di novembre, iniziare a pensarci, poi si è continuato a dilungare perché l'idea iniziale era riuscire a fare anche un pomeriggio, incontrarci e fare le riprese in presenza, quindi ancora qualcosa di più caratteristico, magari mettere mano su un computer aperto piuttosto che su tutti i vari manutenzioni che facciamo nella scuola. E poi grazie soprattutto al nostro dirigente che ci ha permesso anche in pandemia, perché comunque l'abbiamo fatto i primi di dicembre, abbiamo realizzato il video e ci ha permesso di andare a scuola qualche ragazzo per effettuare le riprese. Quindi ci siamo trovati in quattro ragazzi della mia classe e assieme al tecnico ci ha fatto un po' da lasciapassare per in giro per i laboratori a fare le riprese anche con i droni, avere le riprese dall'alto della scuola, essendo che comunque è una bellissima struttura. E infatti volevo chiederti che tipo di attrezzatura avete utilizzato, professionale oppure adesso parlavi di droni, no? Quindi che Ma cosa avete usato? a me piace parlare sempre di scimmia, no? La scimmia per qualcosa di nuovo. Quindi, da quest'estate, dopo il mio compleanno, che mi ha regalato un piccolo drone giocattolo, avevo ormai da tempo l'idea di prendere un drone, quindi sono passato al Mavic Mini, che è il drone che è uscito da DJI, che l'ho preso soprattutto perché permette di fare le riprese anche in città. Senza particolari autorizzazioni, quindi semplifica un po' tutta la burocrazia che fino a ancora oggi, che comunque dovremmo entrare al regolamento europeo, manca una normativa semplice da effettuare. E poi abbiamo usato una telecamera semiprofessionale, una mirrorless con cui abbiamo fatto le riprese in giro per la scuola e poi anche per i laboratori. Essendo che comunque il drone è stabilizzato bene, abbiamo preferito utilizzare il drone anche per le riprese dei laboratori interni.
Quindi molto tecnologici. Sì, ci siamo divertiti, diciamo. Meno male. Cosa avete imparato da questa esperienza? Insomma, siamo in un periodo molto particolare, no? Da vari punti di vista, però immagino che anche questa esperienza nuova vi abbia insegnato qualcosa. Ma sicuramente perché pensando soprattutto alle porte aperte, ormai è 4 anni che cerco di partecipare alle porte aperte per passare quello che la scuola mi ha insegnato e quindi ho cercato di farlo al meglio anche in questo video perché pensavo a me fossi uno di terza media che deve scegliere una scuola in piena pandemia non potendo vedere la struttura che io sono di News, quindi mi veniva difficile pensare, no, di muovermi e andare a Veres tutti i giorni perché comunque Certo. c'è il viaggio, però la fatica ormai non c'è più, cioè soprattutto dalla terza con le PCTO, quindi l'ex alternanza scuola-lavoro, che sicuramente è stato impegnativo da organizzare perché era qualcosa di nuovo per tutto, soprattutto per i professori, soprattutto la burocrazia. E però grazie a tutti i nostri professori che cercano di coinvolgerci al massimo, siamo riusciti da lì a mettere mano sul computer perché avevamo fatto una collaborazione col tecnico, quindi abbiamo messo a posto i PC della scuola vecchi, quindi è stato bello soprattutto perché non è solo la parte teorica, ma la parte pratica, quindi mettere mano su quello che impari in classe. Un bel progetto veramente realizzato in collaborazione con tanti ragazzi. Ma se tu dovessi dire cosa ti piace di più di questa scuola, no? E perché un ragazzo dovrebbe sceglierla, cosa diresti? Ormai tu sei all'ultimo anno, quindi Sono all'ultimo anno e ormai cosa? dopo sono stati principalmente i 3 anni dell'indirizzo, perché i primi 2 anni, bene o male, sono comunque simili in tutti, quindi ci sono le classiche materie, magari anche un po' più noiose, ma soprattutto dal terzo anno si mette mano in informatica, quindi a chi piace la programmazione ha possibilità di affrontare tutti i vari argomenti e noi. Ci dicono tutti che siamo una classe particolare perché trova tutti strano che ci appassioniamo così tanto a sistemi e reti. Infatti, anche mi ricordo la scorsa settimana mettevamo mano assieme al tecnico alla pulizia degli armadi di rete che ci sono nella scuola e questo non è da tutti perché gli insegnanti sono tutti d'accordo che solitamente no, uno pensa al videogioco, quindi imparo a programmare, mi faccio il videogioco piuttosto che il sito web. E invece a noi piace mettere mano, forse quello che non è proprio informatica, informatica, ma anche mettere mano alla parte più elettronica, quindi cambiare una ventola piuttosto che sistemare uno switch che non funziona. Che sono parti fondamentali comunque, no? È importante Certo. sapere dove mettere le mani. Bene, adesso passerei un attimo a Federico per chiedere invece a lui, che è uno studente della classe quarta, giusto? Sempre dell'ISILTEP. Ciao Federico, ti Ciao. risaluto. Tu ti sei un po' occupato del giornalino della scuola, no? Quindi ti chiedo come è nata questa idea del giornalino. Sì, l'anno scorso durante il lockdown mi è venuta questa idea di creare un giornale indirizzato all'ambiente scolastico, quindi indirizzato agli studenti, ma anche agli insegnanti e tutti coloro che si trovano così appunto a lavorare o comunque a passare del tempo in questo ambiente. E durante tutta l'estate e il secondo lockdown ho cercato di realizzare questa idea attraverso l'aiuto anche di alcuni miei compagni, sia compagni di classe ma non solo. E alla fine, qualche giorno fa, abbiamo pubblicato il primo numero di Interscuola. Interscuola è il nome del giornale a livello istituzionale. Il nome Interscuola è stato scelto da me, pensando nell'idea di creare un giornale, una rete, a livello regionale tra tutte o comunque la maggior parte delle scuole della Valle d'Aosta. E adesso stiamo procedendo nella realizzazione di questa rete, stiamo adesso in questo periodo cercando di contattare le altre scuole e nell'idea di far uscire il prossimo numero coinvolgendo anche già qualche altro istituto. Molto interessante anche questa idea del giornalino. E ti chiedo, ci sono delle rubriche particolari? Insomma, com'è organizzato il giornalino?
Per il momento nel primo numero sono usciti più articoli, come dire, non legati a una rubrica, nel senso che nei prossimi numeri certi articoli, certi temi non verranno più ripresi, anche se stiamo lavorando a delle rubriche da portare avanti nei numeri successivi, dal prossimo numero in poi. Per esempio degli articoli in lingua inglese, in lingua francese, ma anche articoli un po' più particolari, rubriche un po' più particolari che concernono temi specifici o comunque che hanno una struttura molto simile di cui poi parleremo, che si leggeranno poi dal numero successivo, in quelli poi a seguire. Sì, ha una cadenza, non so, mensile piuttosto che avete già deciso oppure non è stata definita ancora questo aspetto? L'idea è di dare al giornale una frequenza bimestrale, anche se verrà poi data conferma anche di questo successivamente, vedendo la partecipazione e la quantità di articoli, di materiale in generale che si può raccogliere in ogni 2 mesi. Comunque credo che sarà abbastanza certa che sarà confermata questa cadenza. E quindi creare un giornalino significa anche occuparsi un po' della grafica e di questi aspetti, quindi vi chiedo un po' come vi siete divisi i compiti rispetto alla creazione proprio del giornalino. Sì, inizialmente abbiamo diviso i compiti in 5 gruppi che abbiamo definito direzioni. Ogni direzione si occupa di compiti specifici, per esempio la direzione sociale si occupa di tenere un po' i rapporti, di fare un po' di pubblicità interscuola, fare in modo di trovare persone interessate a collaborare. Invece, appunto, la direzione grafica si occupa di gestire gli aspetti più grafici del giornale, e poi ci sono anche altre direzioni. Per esempio, io mi occupo della direzione generale e poi c'è anche quella statistica che cerca di fare ricerche, cerca di capire come si può migliorare interscuola. Insomma, funziona così la divisione dei compiti. Ora l'organizzazione dopo l'uscita del primo numero è leggermente cambiata, però in sostanza, anche se le 5 direzioni sono state un po' mischiate, comunque sia i compiti rimangono quelli e ognuno si occupa di specifici compiti. Quindi un'attività interessante e che magari vi impegna anche abbastanza, no? E, vi chiedo anche che cosa ha imparato da questa esperienza? Sì, in generale a gestire un progetto. Noi a scuola abbiamo una materia proprio che insegna anche questa cosa di come si gestisce un progetto. Infatti, per esempio, quella materia, tecnologie di progettazione si chiama, è stata molto, molto utile per riuscire a far andare bene questo progetto. E poi appunto ho imparato a lavorare in un modo più scandito, cioè in modo più costante, ecco, più costante, e lavorare in gruppo nonostante la distanza fisica, attraverso un computer. Bene, quindi insomma ho imparato tante cose, mi viene da dire. E messo in pratica anche attraverso il giornalino aspetti legati a alcune materie scolastiche, come ci hai detto. Grazie intanto Federico. E volevo chiedere adesso a Ludovico quali sono i prossimi progetti che avete in mente, pensando appunto eventualmente il video della scuola, avete qualche altro progetto? Ma sicuramente, adesso pensando in futuro, comunque rifare poi questo video anche quando ci saranno le porte aperte, quando si tornerà a essere tutti in presenza, comunque avere un video di presentazione della scuola che uno possa vedere online, quindi avere le persone in presenza a parlare e non avere solo le voci come è stato in quest'ultimo video. E poi sicuramente ci sono i progetti, noi siamo in quinta, quindi appunto gestione progetto, come diceva Federico. Sono tutti progetti che si cerca di portare alla maturità, quindi la tesina di maturità e i progetti. Quello sicuramente che abbiamo imparato in questo periodo rispetto agli altri anni è stato cercare di ottimizzare i tempi in presenza,
perché per esempio dalla terza ormai portiamo avanti un progetto di sistemazione e miglioramento dei laboratori scolastici, della rete scolastica e diventa un po' difficile lavorare a distanza, quindi abbiamo cercato di ottimizzare, quindi ci colleghiamo a andare molto a scuola perché dobbiamo comunque lavorare fisicamente alla rete della scuola. È molto importante anche la collaborazione che abbiamo col tecnico, quindi noi magari il tecnico ci va a accendere dei computer e noi da casa andiamo a lavorarci da remoto. E È più sicuramente è stato faticoso, diverso. senz'altro, però anche questo vi ha permesso di imparare, di acquisire delle nuove competenze, senz'altro. Bene, grazie intanto per averci un po' illustrato quali sono stati questi progetti molto interessanti. Speriamo che possano essere degli spunti per altri ragazzi di altre scuole. E concluderei chiedendovi quali sono i vostri progetti per il futuro. Ma anche se sono in quinta, diciamo che le idee non sono chiare, quindi ho una passione ormai da diversi anni che è per il campo dei tecnici audio e luci, quindi andare a lavorare dei concerti e abbiamo fatto un'esperienza quest'estate a Musica Stelle Outdoor e E ti è potrebbe piaciuto? essere, mi è piaciuto molto, sì. Il fatto potrebbe sembrare strano per molti, ma il fatto di non avere mai orari, andare a lavorare mentre tutti si divertono, no? Essere tutti lì a lavorare, però trovo più divertente così. Pensare di andare a vedere un concerto solo per passione, non lo so, non mi è piaciuto. Ho sempre collaborato anche tipo per esempio con Etetrad Sì. e il fatto di, cioè, dalle essere alle 9 del mattino, alle 6 del mattino dopo, iniziare alle 9, mi è sempre piaciuto essere lì per cercare di far divertire gli altri. Speriamo. Bene, quindi ti auguriamo di poter seguire questa strada, eh? Tu Federico sei in quarta, quindi non so, hai qualche progetto che ci vuoi raccontare? Sì, tutto ciò che è venuto prima del giornale alla fine. Cioè, il giornale è più un contenitore in cui ho messo dentro tutte le idee che già avevo prima e che non riuscivo bene a mettere insieme. Quindi probabilmente in futuro continuerò a creare nuovi progetti in modo da migliorare, dare il mio contributo nel miglioramento dell'ambiente scolastico e in questo in generale tutto ciò che lo riguarda. Grazie per il vostro impegno perché proprio si sente che avete passione in quello che state facendo. E allora non ci resta che farvi i migliori auguri, buono studio, buon tutto e alla prossima. Ciao, grazie, Grazie alla mille. prossima. Ciao, arrivederci.